Bentornati Sparapallini, io sono Rico e quest'oggi andremo a vedere più nel dettaglio questo Firefield Impulse 1x22, un dispositivo che probabilmente ha tutte le carte in regola per le nostre repliche da software. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, altrimenti i vostri pallini bio si dissolveranno prima che possiate utilizzarli. Innanzitutto ringrazio Firefield per avermi mandato questo Red Dot. Essendo che mi arriva direttamente dalla casa madre e loro non fanno chiaramente vendita diretta al pubblico, se mai dovessi riuscire a trovare qualche accordo con un negozio vi lascio assolutamente qui sotto il link in descrizione. Comunque si trova abbastanza facilmente. Questo Red Dot si trova all'inizio della fascia media, quindi siamo intorno agli 80-90 euro, dipende un po' dal rivenditore. Comunque si tratta di un prezzo che chiaramente è leggermente più alto rispetto a repliche che possiamo trovare più frequentemente da 40-50 euro come i classici Red Dot o anche certi olografici. Però di certo non tocca cifre esorbitanti come 250-300 euro come appunto sono quei Red Dot di fascia alta pensati per armi vere. Quindi penso che Firefield abbia trovato un po' quel giusto equilibrio che ci permette appunto di non spendere un rene ma allo stesso tempo di non avere quei prodotti fatti male che si rovinano subito, che non sono ben tarabili o che hanno dei vetrini che fanno un po' pietà. Ho visto dei video su YouTube dove li testano su armi vere e sembrano funzionare, poi è chiaro che non so esattamente dirvi nel tempo come poi possano comportarsi. Prima di parlarvi delle caratteristiche vi volevo mostrare la confezione che, vista così, lo so, sembra un po' un prodottino da supermercato, però in realtà l'apparenza inganna. Al di là di questa plastica termoformata abbiamo un sacchettino con dentro il manualetto di istruzioni, una batteria extra perché già all'interno è presente e una pezzuola che ormai veramente ne ho accumulate così tante che potrei costruirci una capanna. Questo è il libricino di istruzioni fatto molto bene con tutta la storia legata al prodotto, le caratteristiche. Inoltre, come vedete dalla copertina, abbiamo due modelli principali che si dividono in due versioni. Semplicemente abbiamo la versione base e quella con il laser aggiunto, quindi semplicemente c'è un puntatore sul fianco che si può vedere qui che appunto vi proietta un laser. Ed ora andiamo a vedere le tre caratteristiche principali che sono quelle poi che ci vengono indicate anche nelle istruzioni. La prima è legata al fatto che questo Red Dot è shockproof, quindi è resistente agli urti e alle cadute. Chiaramente questi test sono principalmente fatti da altezze comprese tra 1 e 2 metri, non di più, perché è comunque l'altezza media dove può effettivamente cadere quando noi lo stiamo utilizzando sul fucile. Chiaro, non è che è indistruttibile nel senso che non si ammacca e non si graffia, quello sì, però non va a compromettere più di tanto il funzionamento interno e soprattutto quello della taratura, che è la cosa più importante. L'altra caratteristica ci indica che è fogproof, quindi antiappannamento. Io non so esattamente dove lo abbiano testato, però io ho fatto dei test anche alitandoci sopra e mi sembra che si appanni comunque, però si disappanna molto velocemente. Come ultima caratteristica, questo Red Dot è waterproof con grado IPX5. Questo grado chiaramente non vi permette di immergerlo completamente sotto all'acqua, anche perché la trovo una cosa abbastanza inutile, soprattutto quando lo state usando sopra ad una SG, però resiste a qualunque tipo di flusso d'acqua gettatogli contro, quindi piogge di qualunque tipo di intensità non gli danno fastidio. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo una lunghezza di 9 cm, 6 cm di altezza, 3 cm di spessore nella sua parte un po' più larga, senza considerare la rotella che sporge di circa 2 cm, e infine abbiamo un diametro lente da 22 mm, per un peso totale di 210 grammi. Chiaramente la sua estetica ci rimanda subito al classico T1 che ormai è visto e stravisto, tant'è che questa ormai è diventata la tendenza da un po' di anni. Quello che i brand fanno per andare a rendere un po' più unici e iconici i loro Red Dot è quello di cambiare il mount. Infatti questo mount ha questo tipo di design e poi ce ne sono veramente tantissimi. Questo comunque è abbastanza alto a tal punto da farvi andare in puntamento senza troppi problemi. Abbiamo questo foro che passa da parte a parte e queste due finestrelle laterali per andarlo ad alleggerire e dargli anche sicuramente un tocco di estetica accattivante. Ad ogni modo questo mount si può sostituire, infatti qui sotto si intravedono le quattro vitine per le quali si accede grazie a questi quattro fori con una semplicissima brugola. Salendo poi troviamo le due classiche torrette di regolazione della deriva e dell'alzo. Sono semplicissimi tappini che si vanno a svitare e ci rivelano la vitina per appunto andare a fare la nostra regolazione.
Questa è la classica vitina di regolazione che possiamo trovare anche su Red Hot di fascia più bassa, infatti non mi fa impazzire perché comunque dobbiamo per forza utilizzare un cacciavitino, una monetina, e se per caso lì non ce l'abbiamo è un po' difficoltoso. Ci sono invece dei tappini che qui sopra, al posto di essere lisci, hanno una scanalatura fatta apposta proprio per andare a regolare la vite stessa, e quindi in quel caso lì è più interessante. Quindi qua ci armiamo di cacciavite, poi chiaramente quando siete sul campo basta usare anche una piccola monetina da un centesimo. Il feedback degli scatti comunque devo dire che non è male, sono belli precisi, scattano bene, anche se verso sinistra è più morbido e verso destra è un po' più rigido, però vabbè, insomma è un piccolo dettaglio, ma comunque la regolazione funziona. I tappi di copertura sono fatti molto bene, essendo che sono realizzati in una sorta di gomma rigida, spesso si notano dei difetti di fusione in questo tipo di materiale, invece qua è tutto veramente impeccabile. Impeccabile anche l'apertura che avviene in un flash, basta dargli un colpetto e lo scatto è immediato, non ci sono degli intoppi, e guardate questi vetrini, che bella visuale nitida che ci danno, e soprattutto senza nessun tipo di alone o velature colorate strane che sono tipiche dei Red Hot low cost. Quindi non ci resta che passare al suo funzionamento, che chiaramente sarà la cosa che tutti aspettate, ovvero il punto rosso o verde che sia. Andiamo quindi a vedere la sua ghiera principale, che è quella che ci permette di accenderlo, spegnerlo e chiaramente di andare a regolare il colore e le intensità, che come vedete è bella sporgente, bella massiccia, insomma si utilizza molto bene. Qui se andiamo a svitare abbiamo chiaramente il vano batteria. Eccola qui, questa è una semplicissima batteria a bottone CR2032, una tra le più utilizzate appunto in questa tipologia di Red Hot. Come vedete sul tappo è inserito un piccolo o-ring di tenuta per l'umidità e per l'eventuale pioggia, quindi questo sicuramente va a proteggere la nostra batteria. Abbiamo 5 livelli di intensità per ogni colore, a salire abbiamo il rosso, a scendere abbiamo invece il verde. Andiamo subito a vedere, ecco qui, questa è la prima intensità, poi abbiamo la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Chiaramente voi da qua non riuscite a vedere il reticolo perché la videocamera sta mettendo a fuoco qui e non il punto rosso, quindi è normalissimo, dopo ve lo faccio vedere come al solito con tutte le belle inquadrature. Invece scendendo abbiamo il verde, quindi intensità 1, 2, 3, 4 e 5. Il feedback dell'artella è bello resistente, molto rigida, forse anche troppo, fa un po' troppo attrito per i miei gusti, però le scanalature si sentono bene, quindi ogni tacca che fa a livello di feedback proprio mentre la girate, insomma, è piacevole. Per darvi un po' l'idea dell'estetica e degli ingombri su una SG, adesso lo andiamo a montare su questo CM16 Rider 2.0 e questo è il mio fucile di backup che utilizzo appunto se ho bisogno di fare partite un po' lunghe dove non voglio avere problemi, quindi anche lui viene via con me. E voilà, direi che fa la sua sporca figura. Una buona fetta di voi che conosce il settore si starà chiedendo se questo Red Dot ha il problema del parallasse. Vi faccio ora vedere con questo bersaglio come l'effetto sia praticamente assente. Avete visto che c'era qualche micro movimento ogni tanto, ma lì sostanzialmente è colpa della mia stabilità con le mani. Non ci resta che provarlo fuori in giardino, montato sul fucile e a sparare qualche pallino. Che dite? Quindi abbiamo visto che si tratta di una fascia media per quanto riguarda il costo, che appunto si aggira intorno ai 90 euro o poco meno, prezzo che supera di poche decine di euro quello che è la fascia low cost dei Red Hot, e nell'insieme ci ritroviamo un dispositivo costruito molto bene, con una visione veramente pulita, inalterata e nitida, e con un effetto parallasse che è quasi del tutto assente. Questa bestiolina però c'ha anche qualche contro, tre che sono legati proprio al punto rosso interno. Fortunatamente sono dei difetti che si riscontrano solamente in ambienti un po' bui. Il
primo difetto è legato al fatto che l'intensità numero 1, che è la minima che abbiamo a disposizione, non è poi così tanto bassa. Questo per il fatto che se siamo in un ambiente CQB ed entriamo in una casa molto buia, avere una luce troppo brillante non ci permette di focalizzarci bene sul resto, quindi ci dà un po' fastidio e poi non si riesce proprio ad utilizzare, quindi ci tocca spegnerlo. Quindi dobbiamo già per forza scartare l'idea di utilizzarlo in contesto di imbrunire o addirittura una notturna, perché appunto fa troppa luce. Un altro difetto un po' particolare che non avevo ancora riscontrato su altri Red Hot è che alla massima intensità il nostro punto rosso si va a specchiare sul lato sinistro del vetrino. Vado a chiudere il tappo davanti così vedete molto meglio. Vedete lì sulla sinistra? Qui c'è il proiettorino, vedete, e si va a riflettere là. Questo è un po' fastidioso. Stessa cosa vale anche per questo alone che compare qui intorno, vedete? Un po' fastidioso anch'esso, e anche questo qui tende a scomparire quando siamo in condizioni di luminosità un pochino più alta. Davvero peccato per questi 2-3 difettini che ha, perché se non fosse stato per questi veramente gli avrei dato voto 10 lodi e sarebbe stato un sistema di puntamento perfetto per il soft air, soprattutto per il prezzo e la qualità generale che ha. Detto questo, il video è finito, vi ricordo di lasciare un like, un mi piace, un commento e anche solo una bella iscrizione, che così rimanete aggiornati con tutte le belle cosine che vi porto ogni settimana e ogni tanto anche qualche video extra. Se volete seguirmi anche su Instagram, a me farebbe un sacco piacere, bene o male lì condivido contenuti ogni giorno, anche roba non per forza inerente al soft air. Detto questo, noi ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale. Ciao a tutti. Works days, works night, slave it day, slave it night, works days, works night.